Salve, e in questo video parleremo di Mauro Biglino. Allora, siccome io ho sentito spesso insomma, parlare di questo personaggio, Mauro Biglino, sentivo sempre, ma non ho mai visto nessun suo video, non c'è molto da analizzare. Cioè, questo è il primo video, giuro, il primo video che sento di Biglino. Che tecniche uso io per capire con chi ho a che fare, ragazzi? Guarda la visibilità, ragazzi. Sveglia, ragazzi. YouTube non ti dà la visibilità così. Tranquillamente. Capito? Uno. Oh, l'occhio qua, ma guarda, l'occhio. Pochi segni, ragazzi. Ma guarda, guarda che bella vita, ragazzi. Guarda che bella donna che viene, che ti saluta. Questa è la fine che fai se dici la verità, ragazzi. Questo è un video che scoperto stamattina, ma io ne sto scoprendo ogni giorno persone che sono state uccise per aver detto la verità. Se dici la verità, questa è la fine che fai, ragazzi. Cioè, io già il titolo capisco con chi ho a che fare. C'è poco da decifrare qua. Questo è un altro attacco, ragazzi. Se ti mettono in testa che tu sei un niente, e quindi se tu levi dal quadro Dio, che è il creatore, loro sono liberi di fare quello che gli pare. Lui dice che lui è l'esperto, no? Ovviamente lui è l'esperto perché la gente non ha il tempo di leggere la Bibbia, no? Capito? Comincia a prendere le cose scritte nella Bibbia fuori contesto e vai, ci puoi trovare quello che ti pare. Quello che ti pare, basta che lo prendi fuori dal contesto, andate, uccideteli tutti. La Bibbia è un racconto di pulizia etnica. Invece il nuovo ordine mondiale che state facendo voi è proprio questo invece. Questo è proprio. Si è suicidato. Purtroppo succede, capita. Questo sì che. Ragazzi, se mai usciremo vivi da questo inferno, noi scopriremo, come ho già detto in altri video, i miliardi, i milioni e miliardi che faranno di morti che stanno facendo questi malati di mente, ragazzi. Però i morti non esistono se a comandare sono loro. Bacia così. Ah, oh, sì, dai. Vai, un po' di teatro adesso, vai. Suona come pure questo, tipo stile Pink Floyd, vai. Vai. Vai, ce la puoi fare, vai. Più forte. Tira fuori l'animale che è in te. Ora, via. Bravo. Sentiamo adesso l'esperto. Simpatico anche. Però voi che siete qui veramente molto 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 numerosi. e molti In coglioni. effetti il problema è come conciliare il discorso del benessere. Ragazzi, questo sarà questi tic che ha questo personaggio. In effetti il problema è come. Ecco, questo è stato un tic, ragazzi. Prima di sentire il contenuto, tu già devi poter riuscire a decifrare insomma, con chi hai a che fare, ragazzi. Tu quando vedi una persona così tranquillamente che fa video e nessuno lo sfiora, 394 commenti. Lui dice mangiate dolci, cioè non pensate al domani, no? Cioè, ammazzate, non esiste Dio, possiamo fare quello che ci pare, tanto non ci sono regole, no? Quindi la legge è il più forte, tra parentesi, però le pecore qua non capiscono che non gli conviene che ci sia così quel tipo di modo di vedere il mondo. Che fanno tutti contenti, ovviamente. No, eh sì, mangiamo dolci, che bravo, sì, tu mi piace. Ho capito, lui è il McDonald's, cioè il cibo quello buono che però ti ammazza. E quindi ovviamente ti piace, no? E invece uno che ti dice, no, devi mangiare l'insalata. Ecco, uno che dice, devi mangiare l'insalata, finisci così, morto. Invece questo qua è Grande le pecore, bravo, bravo. Solo dei coglioni falsari possono ancora tentare di smentire il grande Mauro. ok, il grande Mauro. Capito, ragazzi? Prima di sentire quello che dice questo il clown di turno, tu ti devi già mettere in testa che tu vivi in dittatura, ragazzi. E se una persona ha tutta questa visibilità, non possono permettersi di dare visibilità a uno che dice la verità, ragazzi. Quelli li fanno fuori. Qui si tratta di mangiare alle spalle della gente, tranquillamente, e non essere odiati. Cioè, è una cosa importante, non è una cazzata. Io adesso farò una schermata di tutte le volte che a lui gli esce la vera faccia. Il tic nervoso
esce quando stai, insomma, stai lì, che stai lavorando, no? Per esempio, quando stai al lavoro, che sei stressato, no? Che stai facendo una cosa che non ti va di fare, vorresti essere fuori. Però, come dire, sono... Ecco, tosse nervosa. Chiamato a parlarne e... Sono chiamato a parlarne, l'hanno chiamato e lo dice da solo, ragazzi. Parlo. Ne parlo... Ecco, ecco, ecco. Io so che adesso Hangout rallenta, però alla fine vedremo uno slideshow di tutte le... Parlo da parecchi anni. Insomma, se sei un lavoratore di lunga data, sì. Ho fatto diversi libri. Hai fatto la horror per un bel po' di tempo. Hai scritto diversi libri. Invece se uno scrive libri così con la verità, non te fanno manco pubblicare. Sveglia, pecora! Facendo sempre una... La lingua, attenzione alla lingua che esce sempre. Premessa. Tipo rettile. Io parlo della Bibbia, cioè in particolare dell'Antico Testamento, che ho tradotto per conto delle edizioni San Paolo. Che hanno... Sveglia, questo ha lavorato per i diavoli, ragazzi. Ho pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente. Letteralmente, ha tradotti letteralmente, ragazzi, non è che ha tradotti, ma ha tradotti letteralmente. Così credo che sia uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. È solo un libro, ragazzi. Quindi io parlo dell'Antico Testamento, di conseguenza... Non parlo di Dio. Lui non si quando ragazzi, io faccio certe... Lui non si occupa per niente di Dio, ragazzi. Lui sta facendo semplicemente una presentazione col titolo L'invenzione di Dio, però lui non si occupa assolutamente di Dio. Affermazione. Io racconto un'altra storia, cioè racconto ciò che leggo. L'invenzione di Dio. Quindi faccio, per certi aspetti, un lavoro facilissimo, un lavoro stupido. Racconto ciò che leggo. Lavoro stupido? Ma perché fai un lavoro stupido? Ecco, ragazzi, adesso partono i tic. Siccome è al lavoro, poraccio, non è così tutta nervosa. Io da traduttore per conto delle edizioni San Paolo a così, scrittore di saggi per conto di uno editori prima e di Mondadori, anzi poi... Mondadori, ragazzi, Mondadori, sveglia, gli manca solo la lingua da serpente qua. Ma che te deve fare di più? Che te deve dire di più? Contemporaneamente di Mondadori e... Questa occhiata così. Intanto... Tira questo muscolo qua in modo un poco naturale. Io ho una schermata anche di questo. Dopo anni di traduzione, nel corso dei quali ovviamente... Anni di traduzione, ragazzi, libero di fare traduzione come voleva il sistema, ragazzi. Vediamo come tira qua il muscolo. Vai, esperto. Ok, insomma, le cose raccontate tradizionalmente... Non corrispondeva. Ecco un altro. Sfugge perché quando condivido la schermata, ecco, tira questo muscolo qua mentre parla così tutto da esperto e con calma, no? Non puoi coprire la merda, ragazzi. Non si può coprire. È facile. Corrispondevano a quelle che realmente mi pare di trovare nei testi. Quindi... Realmente, ragazzi, realmente. Lui sta parlando della realtà. Il passaggio è stato quasi naturale. Intendo dire che non parlo di Dio perché la Bibbia non parla di Dio. Capito, ragazzi, che stiamo a livelli proprio. Quindi la Bibbia non parla di Dio. Attenzione anche alle mani, ragazzi. Sveglia, questo è un modo di comunicare loro, queste mani così. Chi studia questi mostri le sa. Queste tecniche. E come tutti i libri di storia scritti da sempre dall'umanità, è un libro di storia. Contiene ovviamente delle parti vere, delle parti false. Praticamente nella Bibbia c'è scritto che Dio farà di tutto per farci arrivare questo libro il meno manomesso dall'uomo possibile. Per quanto qualcuno possa aver modificato la Bibbia, non potrà mai togliere l'essenza. E ci sono delle edizioni, tipo la King James Version, che sono abbastanza fedeli, diciamo, sono rimaste abbastanza non modificate, diciamo, nel tempo, e a differenza delle tantissime altre edizioni che hanno fatto uscire i mostriciattoli, dove l'hanno modificato la Bibbia in modo da farlo più a misura loro, ok? E quindi questa è la presentazione, no? Quindi per tutti, per questi sono importanti questi esperti di YouTube, perché la gente non ha tempo di leggere, di informarsi sulle cose, e quindi lui adesso è l'esperto, ti deve dire come sono andate le cose. Siccome tu sei cieco completamente perché non hai tempo per studiare da te devi fidare di lui, come tutti i libri di storia, anche quelli che si scrivono adesso. Capito? Semplicemente non è una cosa, non è un libro di ispirazione divina, è semplicemente un libro come tanti altri di storia. Quindi
che l'uomo ha modificato a suo piacimento. Cioè ogni popolo che parla di se stesso cerca di magnificarsi, e quello è un popolo che, come tutti gli altri, ha parlato di se stesso e ci ha raccontato la sua vicenda, la vicenda del rapporto che lui... Parlando di un popolo, tu puoi togliere, per esempio, ebrei, puoi metterci il tuo popolo, per esempio, e gli insegnamenti valgono lo stesso. Lui, popolo, ha avuto con un individuo. Un individuo... Individuo, ragazzi. Individuo. Che è stato artificiosamente, falsamente trasformato in Dio. Falsamente trasformato in Dio, il figlio di Dio è stato falsamente. Dovete sapere che nella lingua ebraica... Dovete sapere, pecore. Non c'è neppure la parola che indica Dio. Non c'è. Capito? Pecore. Non devi credere niente a pecore. Devi essere uno zombie pecore. Non devi giudicarmi pecore. Se rubo, se faccio, non esiste il bene e il male, pecora. Io posso fare quello che mi pare, pecora. Io sono l'esperto, pecora, di teologia, pecora. L'onnisciente, l'onnipotente, l'eterno, il trascendente, non c'è. Non c'è, pecora. Ed è per questo che da un anno a questa parte, forse un po' meno nelle conferenze... Nelle conferenze, nei lavori che faccio, vi lavoro. Io faccio un'affermazione che può essere letta come una provocazione, come una battuta, ma in realtà non lo è una cosa semplicissima. Ah sì? Dell'Antico Testamento si devono occupare, e per fortuna se ne stanno occupando sempre di più e lo sto documentando nei libri. Gli esperti come te. Io sono l'esperto, ho la laurea in teologia e ho fatto questi studi e so tutto. Avere un titolo oggi, uno non si deve vantare per avere un titolo oggi. Significa che hai imparato la favoletta che volevano i padroni, no? Non esiste il verbo creare, tantomeno creare dal nulla. Quindi tolto il creatore, loro possono fare i dei. La legge del più forte, no? Semplice, no? Devono togliere la creazione e mettere in testa il caso. Cioè tutto questo è frutto del caso. Il più forte vince. Questa è la regola della natura. Non esiste il termine eternità. Che buoni sono i dolci, lui dice qua. Tutta questa cosa, che buoni sono i dolci. Io semplicemente passerei a cose molto più concrete. E nella lingua ebraica biblica non c'è. Hangout blocca l'audio purtroppo quando vado frame per frame. E adesso ho l'abilità, grazie a questo add-on qua, che non so come si chiama, però se avete Firefox potete aggiungere. Tu puoi andare frame per frame proprio su ogni video di YouTube, oppure puoi mandarlo veloce. Per esempio, io adesso lo sto mandando a 1:40. E adesso farò tutte queste schermate e vedremo la vera faccia, no? Come? I teologi lo traducono con Dio perché loro devono affermare che nella Bibbia c'è Dio. I filologi, quelli che sono liberi dal condizionamento teologico, cercano tutta una serie di altri significati, ma nessuno di essi lo traduce con il termine Dio. Perché la Bibbia parla degli Elohim, che sono tanti, che sono un gruppo di individui. La Bibbia, tanti dei, ragazzi. Ne nomina diversi. La lista di Yahweh. Quando tu ti schiavo, per esempio, capisci che non hai tempo per leggere il libro, ferma tutto, devi fermare tutto e devi dire, senti, io, siccome per mangiare l'uomo ha bisogno di cibo, per nutrire la mente la gente ha bisogno di leggere il libretto di istruzione di come si nutre la mente, che altrimenti facciamo schifezza e non capiamo che stiamo facendo schifezza e finiamo come siamo finiti adesso, persi completamente. Quindi quando la pecora vede che non ha più tempo per studiare, per aprire un libro, ferma tutto, ferma, stop, ferma, io non ho tempo, capito? Le pecore qua, invece di dire non abbiamo futuro, non abbiamo tempo, non abbiamo lavoro, non abbiamo più niente, che fanno? Le fanno i complimenti. Completamente zombie, ragazzi. Finiti. Siete morti, siete già morti. Bravo. Qualcuno il cervello c'è. Ci stanno fregando, ragazzi. Questo è il succo di tutta questa serie. Guardate l'occhio qua, ragazzi. Questo è il succo di tutta questa serie che sto facendo Debunked. Per far vedere gli agenti pagati dal sistema, ragazzi. I mostri, tu li vedi così, tutti belli puliti così, ma non sono neanche belli, tra l'altro, perché se uno ha occhi per guardare, vede, insomma, la maschera. Vede poche cose, insomma, il fatto che è così famoso, tutti conoscono Biglino, l'esperto della Bibbia. Può un esperto così che tutti conoscono parlare bene di Dio oggi, in questo tempo completamente in mano a Satana, completamente? Può
Adesso un esperto che parla della verità. Sveglia, bimbi, sveglia. E non è da escludere che ne abbiano elaborato un'altra partendo dalla figura di un predicatore, quello che noi conosciamo con il nome di Gesù, ma che in realtà bisognerebbe chiamare Giosuè, perché così era il suo nome. Non semplice. Dio che si è fatto uomo è venuto a parlare con noi pecore, che stavamo messi un po' male come oggi, è un semplice. La verità è una, ragazzi. Tutte queste altre verità le hanno inventate loro stessi, tutte queste altre religioni, per confonderci. Se anche me ne occupassi, arriverei alla fine della vita senza essermi dato una risposta soddisfacente. Quindi non ci perdo tempo. Non perdere tempo, ragazzi, arriva alla fine della vita, quindi senza esserti divertito. Basterebbe scegliere una delle decine di rappresentazioni di Dio che l'umanità, cioè scelgo quella che mi piace di più e decido di credere a quella. Benissimo, magari è quella giusta, non lo so, ma non è una cosa che mi riguarda. Ovviamente questo caos l'hanno creato loro stessi, ragazzi. Questa divisione, loro, e questo è il compito loro, dividerci sempre. Voi dovete sapere che... Voi dovete sapere che. E diciamo... Attenzione. A questo punto metto mute, così non sentiamo più il mostro e semplicemente becchiamo l'orrore che esce fuori ogni tanto con i tic. Cioè manca soltanto che cioè, vi dicono proprio siete dei coglioni e voi ci credete lo stesso. Non è possibile. O questo faccio quest'altro lavoro. Ecco. Che hai fatto? Ti sei grattato, Luce? Hai fatto bene. Bella espressione che hai. Qui ne ha fatti tipo tre insieme. Oh, mamma mia. Sei carino. Ammostriciattoli. Ammostriciattoli. Non sono umani, ragazzi. Una persona umana non fregherebbe l'altra così. Infatti, molti dicono che questi non sono veramente, proprio letteralmente non sono umani. Perché non è possibile una persona possa essere così malvagia. Così vanno visti i mostri, ragazzi, con l'audio spento. Guarda, ragazzi, tre maxi schermi e lui parla, stile TED. Lo stai per fare, volete un giorno? Sì, come no? Non vedo l'ora di invitarti, di metterti in lista come esperto che parla, che ne so, di massoneria, per esempio. Come no? Interrompiamo qua, insomma, abbiamo smascherato anche un'altra lucertola. E vediamo ora il bottino. Yeah. You look very nice. Yep. Questo è me mentre così sono dei tic di una frazione di secondo. Non ne faccio più. Arrivederci ragazzi, un altro mostro smascherato. Sveglia ragazzi, smascherato anche Billy. Grazie, grazie, grazie. Arrivederci.